Come diceva Claudio Lombroni, da 4 anni non sono più sovrintendente per i beni librari, tra l'altro questo ruolo è anche stato cancellato dalle regioni e mi sono tenuta bene alla larga, ho aderito a distanza, si direbbe in maniera più signorile, dalle questioni relative all'organizzazione bibliotecaria dell'Emilia Romagna. Se ho fatto questa eccezione oggi, se oggi sono qui appunto, è perché la sollecitazione che mi è venuta da Claudio Lombroni, che ringrazio, era soprattutto relativa a parlare di conservare il Novecento come omaggio a Luigi Crocetti. Quindi non ho saputo dire di no. Ho avuto la fortuna di conoscere Crocetti nel 1981. E qua c'è in prima fila Tommaso Giordano, penso che anche lui fosse presente, al congresso dell'AIB, quello sul ruolo e la formazione dei bibliotecari. E mi colpì moltissimo la sua relazione, mi misi in contatto con lui e quel contatto non si è mai interrotto. E devo dire che ho sempre, anche da incontri brevi, da conversazioni, ho sempre tratto degli stimoli molto, molto importanti, significativi per la mia attività, lunga attività regionale. Che cosa aveva Crocetti di particolare, mio parere? Crocetti aveva il dono, a parte della preparazione straordinaria e intelligenza, aveva il dono di anticipare i problemi, i temi che dopo sarebbero stati dibattuti, ma 10 anni dopo, 15 anni dopo. Aveva questo dono davvero straordinario, giusto per l'anticipazione di problemi che sarebbero stati poi quelli cruciali dopo. E l'ebbe anche sul Novecento, sul patrimonio del Novecento. Addirittura il suo interesse per un secolo che lui considerava, e anche noi ormai consideriamo speciale, risale alla metà degli anni 70, quando era sovrintendente dei beni librari della regione toscana. E il giacimento da coltivare sarà per il VSE il nostro Novecento. Questo lo diceva nel 1978. Affermava appunto lucidamente Crocetti alla presentazione della mostra dell'Archivio Contemporaneo del VSE. Quindi, prima di ricordare le due giornate di studio del 2000 che diedero inizio a conservare il Novecento, organizzate a seguito della proposta avanzata all'IBC dal coordinatore della Commissione Servizi Bibliotecari Nazionale Tutela dell'AI, Maurizio Messina, che sono ben lieta di avere qui a fianco. Di promuovere fu Maurizio Messina che avanzò questa proposta in quella veste di promuovere un convegno sulla conservazione del patrimonio novecentesco, a cui appunto aderì anche l'Istituto Centrale di Patologia del Libro, come si chiamava allora, diretto da Carlo Federici, che non mi vuole essere a fianco, a differenza di Messina. Allora vengo subito. Questo è grave. Non volevo disturbare. Vorrei accennare alle linee programmatiche regionali che già la Regione Emilia-Romagna aveva in merito a queste problematiche del Novecento. Richiamo innanzitutto un principio generale di politica del restauro acquisito da un altro grande maestro, Emanuele Casamassima. Nel seminario promosso che ha già evocato Lombroni, e nel seminario promosso nel giugno del 1980, organizzato da Nazareno Pisauri nella sede della Regione Emilia-Romagna, Casamassima, dopo aver sostenuto la prevalenza del momento della prevenzione rispetto a quello del restauro, aveva indicato la via maestra per qualsiasi intervento, ossia l'esigenza di conoscere non soltanto il singolo pezzo, ma in primo luogo la struttura di cui esso è un elemento. Sono parole di Casamassima. Ebbene, è la medesima impostazione che potremmo dire per comodità strutturalista, sistemica, adesso sto usando dei termini un po' approssimati, però abbastanza veri, circa, è la stessa impostazione, dicevo, circa gli archivi culturali espressa da Luigi Crocetti. Essi vanno conservati nella loro integrità, nella loro totalità, abbandonando la cattiva pratica della caccia all'autografo. Del resto Crocetti,
aveva diretto il laboratorio di restauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dopo l'alluvione del 1966, proprio su ordine, su richiesta di Emanuele Casamassima. Altro principio cardine sostenuto da Crocetti, divenuto poi soprintendente dei beni librari della Regione Toscana e adottato pure dalla soprintendenza della nostra regione, è che la tutela deve essere in funzione della comunità, da cui discende il compito non solo di salvaguardare, no, degli archivi privati, ma anche di cercare di renderli accessibili, accessibili alla comunità degli studiosi, accessibili a tutti. La proposta dell'AIB, quindi, trovava un terreno favorevole in un istituto regionale nel cui ambito operava il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, attento alla conservazione preventiva e impegnato nella tutela attiva, per la salvaguardia appunto dei fondi letterari, documentari e fotografici contemporanei. Potrei aggiungere che nella maggioranza dei casi è stato fondamentale per raggiungere l'obiettivo di cui parlavo prima, quello dell'acquisizione per la fruizione pubblica, instaurare buone relazioni con il produttore del fondo, è stato il caso ad esempio di Luciano Ceschi, oppure con gli eredi, prima Enrico Spinelli, per ricordare il fondo Lanfranco Carretti giunto all'Area Stera, e così per gli eredi si potrebbe ricordare il fondo Zabattini pervenuto alla Biblioteca Panizzi, oppure la Biblioteca Archivio di Marino Berengo alla Biblioteca della Sensi di Ravenna. Quindi tutti questi fondi sono giunti perché appunto c'è stato questo lavoro, questo impegno nella volontà di renderli pubblici. A metà degli anni Ottanta, inoltre, la Soprintendenza regionale per i beni librari era impegnata nel censimento degli archivi dei letterati emiliani e romagnoli. Crocetti, allora, direttore del BSE, aveva dato un contributo fondamentale per quanto riguarda le scelte catalografiche più idonee per il trattamento degli archivi compositi. Dopo queste premesse, sottolineo che il primo convegno del 2000 rappresentava una scommessa, in quanto fino a quell'anno il Salone Internazionale dell'Arte e Restauro, che c'era già a Ferrara, aveva trattato altre tipologie di beni culturali, soprattutto architettonici, archeologici, storico-artistici. Il convegno che si tenne nella sala sotto, nella pianta a terreno, il 25 e 26 marzo, con la partecipazione di autorevoli relatori di diversi settori, impose all'attenzione di un pubblico folto la necessità di conservare il patrimonio documentario novecentesco nelle diverse forme, cartacea, fotografica, filmica, sonora e audiovisiva. Durò due giorni quel convegno. Nelle parole introduttive alla prima sessione, Crocetti indicava con archivi culturali la nuova realtà che si intendeva esaminare. Si diceva, si va dagli archivi letterari propriamente detti, carte di scrittori, biblioteche appartenute a scrittori, fino ad archivi editoriali. Crocetti, recensendo gli atti pubblicati dall'AIBA, cura di Maurizio Messina e Giuliana Ruzzarra, rilevava che la mutazione del Novecento non risiedeva tanto nei materiali, quanto nell'approccio ad essi, e cioè negli operatori, in particolare, cito, tagliando alcuni brani perché non posso dilungarli troppo. Primo, biblioteche e archivi tradizionali non sono più protagonisti assoluti della corsa a conservare. Secondo, non si cercano più soltanto le carte immortali, in una parola l'autografo, si cercano tutte le tessere che servono a ricostruire il mosaico, e in un mosaico nessuna tessera ha meno valore dell'altra. Terzo, un punto chiave, è l'unità instaurata tra archivio e biblioteca. Quarto, è certo che la benvenuta proliferazione di iniziative per la conservazione di documenti della storia, della letteratura e della cultura porta con sé qualche inconveniente, massimo fra tutti la loro mancata coordinazione. A tal proposito, non si può tacere che il professore Ezio Raimondi,
illustre italianista e allora presidente dell'IBC, aveva sostenuto mirabilmente nella sua relazione che gli archivi letterari e culturali hanno un senso se restano nei luoghi da cui sono nati e trovano il loro reale contesto. In Emilia-Romagna, come noto, sono aperte al pubblico anche alcune case di scrittori, tra le quali mi invito a citare Casa Moretti sul Porto Canale di Cesenatico. D'altronde, la politica culturale della nostra regione si è sempre caratterizzata per il policentrismo conservativo e a margine del convegno era infatti presentato il progetto Grafè relativo ai fondi di cultura dell'8-900 disseminati nei vari centri emiliano-romagnoli anche di piccole dimensioni. Crocetti concludeva così sulla rivista IBC la sua acuta e appassionata analisi. Cito: nonostante la sua ricchezza, credo che questo libro non possa essere che l'inizio di una serie, augurabilmente sul fondamento degli incontri annuali di Ferrara, una serie che rispecchi di volta in volta aspetti sempre più approfonditi e sempre più specifici di questa affascinante impresa, collettiva, di una collettività talvolta involontaria ma cogente, che consiste in un atto d'amore per un secolo breve, bello e terribile, la raccolta di un patrimonio documentario quale nessun altro secolo ha mai avuto. L'auspicio divenne realtà. Conservare il Novecento ha avuto luogo senza soluzione di continuità il venerdì di ogni anno nell'ambito del Salone del Restauro Ferrarese fino al 2011. Nei primi anni la giornata contemplava due sessioni, quella del mattino di carattere generale e quella pomeridiana rivolta soprattutto agli aspetti di carattere conservativo. Il comitato scientifico è stato presieduto da Crocetti fino al 2005. Giuliana Zagre e io ne abbiamo sempre fatto parte. Sebbene Crocetti sia stato presente soltanto a 5 di quegli appuntamenti annuali, con le sue illuminanti parole introduttive, accompagnate dalla consueta e autoironica dichiarazione di incompetenza, il suo magistero ha rappresentato il filo conduttore della rassegna. Gli atti sono stati puntualmente pubblicati dall'AI e resi disponibili per l'edizione successiva e perciò sono tuttora grata a Giuliana Zagre. Colgo l'occasione per ringraziare anche Paolo Mosseri, che ha retto con perizia la segreteria organizzativa. Sono grata infine ad Aldo Farnetti, presidente di Colibri System, che ha mostrato apprezzamento per la manifestazione offrendo la pausa caffè. Devo riconoscere che nella mia lunga attività professionale una sola volta c'è stato uno sponsor che si è candidato lui a offrire, questo è stato Colibri. Quindi davvero una sera che era tardi, non c'era più nessuno in segreteria, ricevette una telefonata da Aldo Farnetti che gli disse: io sono interessato a questa iniziativa, io potrei essere uno sponsor. Io andai a casa e dicevo: non ci posso credere, proprio è stato un evento che mi ha fatto molto piacere e ho capito che la serie funzionava. Nelle intenzioni dei promotori vi era anche l'obiettivo di sensibilizzare i detentori privati a rispettare la complessità degli archivi culturali per non disperdere il significato dei legami tra i vari documenti. Francamente non saprei rispondere se tale obiettivo sia stato o meno raggiunto. Sono invece convinta che conservare il Novecento abbia contribuito a diffondere tra gli operatori una consapevolezza e un'attenzione maggiore per la gestione e la cura degli archivi culturali conservati nei diversi istituti. Un tempo nelle biblioteche pubbliche il fondo composito di una personalità veniva solitamente smembrato in diverse sezioni a seconda dei materiali: libri, carte, stampe, fotografie, audiovisivi, senza segnalare i nessi originali. Un trattamento che portava danni irreversibili, simili a quelli provocati dall'intervento del restauro invasivo di cui metteva in guardia Casa Massima. Oggi tale pratica è in gran parte dismessa,
che direi che non è più una rarità trovare nella descrizione di un libro la nota con le caratteristiche di esemplare e con l'indicazione degli inserti contenuti. Perché a volte nelle biblioteche questi inserti vengono tolti, ma viene lasciato il segno di dov'era quell'inserto. Questo ad esempio è il caso della catalogazione della biblioteca Luciano Ceschi, con gli inserti sono andati a formare una serie di vari cartoni, ma c'è segnalata in quel libro quali inserti erano contenuti. Una cosa analoga è stata fatta per la catalogazione della biblioteca di Piero Camporesi. Piero Camporesi metteva un sacco di ritagli di giornale, fotografie, eccetera, all'interno dei libri. La biblioteca di Piero Camporesi è al Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna ed è stato segnalato. È uscito anche un libro proprio che recentemente è tutto fondato sulla biblioteca grazie a questa descrizione puntuale. Uno dei meriti principali di conservare il Novecento è stato di ottenere comunque il confronto tra professionalità diverse e soprattutto un dialogo più stretto tra bibliotecari e archivisti, la cui opportunità era da tempo invocata nella letteratura professionale ma scarsamente praticata. Si è trattato di un dialogo fecondo favorito dal confronto su casi concreti e su specifici materiali, quali gli archivi degli scrittori e degli editori, le mostre bibliografiche e documentarie, i fondi fotografici e audiovisivi, le carte della moda, i manifesti e finanche gli oggetti digitali, che hanno fatto sorgere inediti e problemi complessi per la conservazione a lungo termine. Ricordo discussioni anche aspre in merito all'universo digitale nelle riunioni del Comitato Scientifico in preparazione di quel convegno del 2002. Ho a fianco Carlo e Maurizio, sanno di che si tratta. Furono molto lunghe quelle discussioni. In alcune edizioni, a seconda della tematica affrontata, ai tre istituti promotori si sono affiancati naturalmente altri enti interessati. Cioè, Carlo, per finire prima, Carlo non voleva che si parlasse di oggetti digitali. Certo. Su questo punto... Sono stato un po' di urticare quando tu hai detto... l'ho fatto apposta, guarda. E data la ricerca prioritaria del dialogo con gli archivisti, che avevo detto prima, non sorprende che la NAI figuri tra gli enti promotori fin dal 2006. Nell'ultimo incontro del 2012, su lettere, diari e memorie, vi furono tra l'altro due relazioni su un argomento che è stato molto dibattuto in questi giorni, le lettere di Aldo Moro, scritte dal carcere della Brigata Rossa. Le lettere furono esaminate da due punti di vista, come fonte contemporanea dall'archivista Michele Di Silo e sotto l'aspetto conservativo da Cristina Misiti, allora direttrice dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, che era derivata dall'Istituto per l'Archeologia del Libro più l'altro istituto degli archivi, ci fu l'Unione, che illustrò le indagini diagnostiche appunto effettuate su 11 lettere. Non posso, per mancanza di tempo, passare in rassegna le 13 puntate, accennerò soltanto a due particolarmente significative per l'interesse di Luigi Crocetti. Faccio riferimento al convegno del 2006 sulle memorie del libro, ossia sugli archivi e le biblioteche delle case editrici, trattate dal punto di vista sia storico sia tecnico. In particolare nel pomeriggio si rivelò molto interessante il confronto tra due modelli organizzativi diversi, quello realizzato a Milano dalla Fondazione Mondadori e quello francese dell'IMEC. Tra l'altro l'AIB aveva promosso l'anno precedente un viaggio di studio proprio all'IMEC, quindi avevamo conosciuto il direttore e venne il direttore dell'IMEC a parlare qui a Ferrara. Nell'appendice degli atti furono pubblicati, oltre alle linee di indirizzo in uso alla Fondazione Mondadori per la gestione degli archivi e la biblioteca storica di una casa editrice, gli strumenti prodotti dalla Commissione Nazionale istituita nel 2000 per la redazione del titolario del massimario di conservazione di scarto degli archivi delle case editrici.
Avendo partecipato alla sottocommissione delle biblioteche specializzate che elaborò le proposte per le biblioteche delle case editrici, ricordo ancora le profonde analisi e le acute osservazioni espresse con tono sempre amabile da Luigi Crocetti. 3 anni dopo, nel decennale della fortunata rassegna, il convegno tornò sul tema introdotto da Luigi Crocetti nel 2000, quello degli archivi culturali. Fu anche l'occasione per riascoltare alcuni protagonisti del primo incontro, che tracciarono un bilancio del lavoro svolto. La Soprintendenza per i beni culturali e documentari ripercorse le puntate di Conservare il Novecento nello stand di Vicino, con un'esposizione che aveva per filo conduttore le riflessioni del suo lungimirante ispiratore. Gli atti del convegno del 2009 furono altresì corredati da un'appendice curata da Laura Desideri, e questo è il volume che voglio ricordare, con gli scritti di Crocetti sul patrimonio culturale novecentesco. Il volume fu presentato all'Archiginnasio nella sala dello Stabat Mater e mi piace concludere con le parole che una grande archivista, Isabella Zanni Rosiello, disse in quell'occasione. Riflettendo su come è andata sviluppandosi nel tempo l'iniziativa avviata nel 2000 e anche leggendo il volume che oggi presentiamo, questo, emerge in tutta evidenza che conservare non è un'attività meramente tecnica, asettica, burocratica o amministrativa. Conservare è piuttosto un'attività culturale, o meglio, politico-culturale, molto complessa. Ne implica infatti molte altre. E coinvolge professionalità diverse e responsabilità diffuse. Grazie per l'attenzione.